Venerdì 20 aprile la video news del Corriere di Sciacca. Carabinieri in azione in uno dei cantieri urbani della città nei quali Girgenti Acque sta effettuando riparazioni alla rete idrica e fognaria. I militari si sono presentati in prossimità dei lavori in corso tra Via Ovidio e Amendola ed hanno fatto dei controlli e scattato fotografie. È la prima volta che le forze dell'ordine e non la polizia municipale o l'ufficio tecnico del comune, che sarebbero più titolari per accertare autorizzazioni e iter burocratico, si recano in un cantiere dove sono in corso attività da parte del gestore dei servizi. Dalla compagnia dei carabinieri Saccenze riferiscono che si trattava di controlli di routine collegati a verifiche sulla sicurezza nei posti di lavoro. La giunta comunale di Sciacca, presieduta dal sindaco Francesca Valenti, ha approvato il bilancio di previsione 2018-2020. Primo elemento di novità si evidenzia la tempistica in considerazione del fatto che negli ultimi anni lo strumento finanziario è stato approvato in giunta a fine ottobre. Il sindaco afferma che si tratta di un bilancio equilibrato perché non prevede la copertura della spesa corrente con entrate straordinarie. L'unica, legata al contenzioso con Aeroviaggi, è stata destinata agli investimenti. La sezione di Sciacca d'Italia Nostra chiede l'intervento del sindaco e della soprintendenza per risolvere una situazione definita di indecenza urbana riguardante la facciata neogotica del Palazzo San Giacomo Tagliavia di Piazza Saverio Friscia. In particolare l'associazione si sofferma sul telo reggi intonaco di colore azzurro sotto un balcone che da anni fa mostra di sé, ma anche alla struttura in ferro a protezione dell'entrata della farmacia recentemente realizzata. E poi c'è anche la perpetua struttura parasassi che, partendo dall'angolo del prospetto est, interessa tutto il prospetto nord del palazzo. Viene chiesto un intervento urgente e immediato alla soprintendenza del sindaco di Sciacca. Il Movimento 5 Stelle di Sciacca torna sul tema del randagismo, avendo raccolto diverse segnalazioni alle associazioni animaliste che meritano una attenzione da parte delle autorità comunali. I grillini evidenziano come gli stessi randaggi rimessi recentemente in libertà presentano uno stato di denutrizione e di condizioni di salute precarie. Per il movimento la procedura non è perfettamente regolare, non essendo stati presentati alle associazioni animaliste coinvolte i documenti necessari per la valutazione della compatibilità ambientale e la valutazione dello stato di salute. Si sono svolte al comune di Sciacca le elezioni sindacali per le rappresentanze unitarie. Sono state presentate 5 liste, la più votata è stata la UIL FPL con 100 voti. I nuovi rappresentanti sindacali sono 12, si tratta di Daniele Denaro, Anna Ricupero, Rosanna Di Mino, Vincenzo Russo, Giuseppe Catanzaro, Giuseppe Puccio, Rosalia Scandaglia, Enzo Saladino, il più votato con 67 preferenze, Giuseppe Montalbano, Enzo Catanzaro, Danilo Carrubba e Vito Salvatore Friscia. È tutto, restate in contatto con corrieredisciacca.it per altre notizie e ulteriori approfondimenti della giornata. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro nuovo numero WhatsApp.